Buonasera, siamo presso gli uffici dell'associazione Un'impresa Provinciale Batta ad Andria. Di fronte a noi due operatori concessionari di posteggio all'interno dei mercati di Bari. Il signor Amorese è un rappresentante storico, tra l'altro ha anche una nuova generazione, il figlio che ha intrapreso la stessa attività. Poi abbiamo il signor Riccardo, la moglie signora Cioce, anche il figlio ha proseguito questa attività, quindi abbiamo rappresentanti storici. A Bari è stato presentato questo esperimento, una sperimentazione che noi abbiamo sostenuto, una sperimentazione fortemente voluta dall'assessore alle attività produttive, la dottoressa Carla Palone. Noi abbiamo sostenuto l'iniziativa in concerto con tutte le altre associazioni. Chi di voi due ha operato nel mercato di Via Salmeni il Io giovedì? Entrambi, mi stavo. pare di Entrambi, capire. invece Cominciamo con il entrambi. signor Amorese. Velocemente un'impressione di come è andata l'iniziativa. Spero non fosse solo curiosità, come prima volta, che continui così, perché diciamo che rispetto al mattutino si stava meglio e c'era più gente. Quindi agevole anche per gli operatori che hanno vissuto, diciamo, un'atmosfera più Sì, gradevole. Voi anche. due, diciamolo perché è importante, rappresentate il settore degli indumenti usati, nel Sì. senso che esercitate questa attività che già di per sé è un po' particolare, però devo dire che, a parte la curiosità, abbiamo registrato anche un buon andamento nelle vendite perché non tutti i settori Insomma. hanno reagito nello stesso modo, però in verità moltissimi hanno palesemente rappresentato questo incentivo anche delle vendite. Per cui, al di là del nuovo clima che si crea, perché a noi interessa soprattutto poi alla fine portare risorse all'interno del mercato, sottrarle magari ad altre forme di vendita, tipo la grande Bravo, distribuzione, e far restare le nostre risorse economiche, ma anche umane e sociali all'interno dei mercati. Questo è giusto. lo scopo poi aggregativo, perché magari poi lo stesso curioso che è venuto in via Salvemini giovedì magari non ha speso giovedì, però ha avuto modo di Di approfondirsi, apprezzare e magari di vedere. tornerà in un altro momento. Credo che da questo punto di vista l'esperimento sia da considerare comunque Positivo, positivo. sì. Noi domani a Bari, martedì, ci incontriamo di nuovo presso l'assessorato per approfondire la tematica. Ricordiamo che all'inizio l'iniziativa riguardava più mercati in diverse giornate a Bari, però in realtà quella di Via Salvemini del giovedì ci sembra l'esperienza più Sì, produttiva. sì, sì, sì. Rispetto agli altri mercati? Rispetto agli altri mercati, diciamo, sono minori, però quello più centrale, diciamo, potrebbe andare molto Per come cui mercato puntare serale. magari anche unendo delle altre iniziative da svolgere contemporaneamente al Anche. mercato serale, delle attività ludiche e Bravo, ricreative in modo tale da sì, da creare attirare una nuova anche attrattiva. da Per cui attirare gente. dicevo, all'inizio l'esperimento era già stato programmato per i due ultimi giovedì di luglio e per tutto il mese di agosto. Opportunamente abbiamo ritenuto invece di fare una sperimentazione unica a luglio e poi valutare la possibilità di prolungare l'esperimento ad Agosto, per agosto. Domani ci agosto. incontreremo. Secondo voi può essere opportuno a proseguire su Sì, questa linea? ma non solo il giovedì, tutti i Ci stiamo mercati, riferendo a fuori Bari, ripeto, perché pure per. fuori Bari, altri mercati fuori, Va perché bene. abbiamo visto le persone che non vendevamo 10 anni fa. Quindi una nuova tipologia di clientela che magari Sì, nei che mercati non li prima frequenta per vedevamo e altri adesso motivi. no. Quindi ringraziamo insieme naturalmente l'amministrazione comunale di Bari, credo che Grazie, anche dal punto di vista della vigilanza, della sorveglianza e della viabilità il grazie. Sì, è andato tutto risultato bene. sia stato Andate tutto molto bene, molto apprezzato. organizzato. Quindi un grazie all'assessorato, al Grazie. sindaco De Caro, all'amministrazione comunale e anche al comando dei vigili urbani, perché sappiamo hanno lavorato anche Sì, loro, non molto duro, poco, sì, guadagnando molto meno di duro. voi, ma lavorando forse anche di più. Grazie per questa Ok, grazie testimonianza. a Adesso proseguite, la dichiarazione dei voi. Salve. redditi vi aspetta e Eh sì. preparatevi all'F24. Arrivederci.